Benvenuti a un nuovo unboxing un po' particolare perché non andremo a vedere un gadget, ma andremo ad aprire insieme il topolino numero 3534, su cui sono state pubblicate le stampe delle copertine variant di Amazing Spider-Man celebrative dei Disney 100. In realtà su questo numero vengono pubblicate le prime 4 delle 12 copertine variant, le altre 8 verranno pubblicate sui due successivi numeri di Topolino. Queste sono state pubblicate originariamente come variant cover di Amazing Spider-Man a partire dal numero 17 e fino al numero 33. In totale sono stati scelti 12 numeri e gli autori che hanno realizzato, reinterpretando alcune storiche copertine della Marvel Comics, sono stati tutti autori italiani. Abbiamo disegnatori come Lorenzo Pastrovicchio, Vitale Mangiatordi, Donald Soffritti, Claudio Sciarrone e soprattutto Giada Perissinotto, che, se ho contato bene le variant cover a lei affidate, ne ha realizzate ben 4. Iniziamo però a vedere quali sono le prime 4 stampe allegate al topolino numero 3534. Le variant cover, che sono diventate delle stampe molto eleganti, realizzate su un cartoncino duro e plastificato, è decisamente un prodotto molto ben fatto, oserei dire, quantomeno a me piace. Celebrano i personaggi di Iron Man, Hulk, Capitan Marvel e dei Vendicatori o Avengers impegnati nella grande saga cosmica Infinity Gauntlet, il guanto dell'infinito. Le cover sono state realizzate rispettivamente da Claudio Sciarrone, Vitale Mangiatordi, Giada Perissinotto e Lorenzo Pastrovicchio. E sono reinterpretate con l'idea dei classici what if marvelliani. In questo caso, cosa succederebbe se Topolino interpretasse Iron Man? Oppure se Minnie diventasse Capitan Marvel? Sarà il senso anche delle prossime 8 copertine. Tra l'altro, proprio la pubblicazione di queste prime 4 cover rende questo numero, nell'ottica di Disney 100, un numero particolarmente speciale, perché nel retro di Topolino si trova il nuovo episodio di Once Upon a Mouse in the Future, avventura nel metaverso, nuova storia realizzata da Francesco Artibani, questa volta anche come sceneggiatura, per i disegni di Francesco d'Ippolito, e che reinterpreta in termini futuristici, cioè come tutte le storie 100 anni nel futuro, il cortometraggio Through the Mirror, che originariamente era stato pensato per, diciamo così, reinterpretare Alice attraverso lo specchio, che era il seguito di Alice nel Paese delle Meraviglie. E in effetti, sfogliando la storia, al momento in cui sto registrando questo video, non ho ancora letto il Topolino, visto che l'ho aperto proprio di fronte a voi, sembra che Artibani si sia ispirato più che ad Attraverso lo specchio, proprio ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Su Through the Mirror, invece, conto di soffermarmi in un video futuro, perché sto pensando di realizzare una puntata speciale di Disney 100 dedicata a uno dei più grandi autori disneyani di tutti i tempi. Arrivati a questo punto, mi sembra giusto invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!